Il mio amico Pippo Inzaghi che ha fatto gli anni 2 giorni fa e quindi gli faccio gli auguri di buon compleanno, però quando sento dire che loro partono per dar fastidio a tutti, credo che sia un po' limitativo, nel senso che i valori sono chiari, noi e loro partiamo con l'obbligo di vincere questo campionato, però ripeto, in un girone molto difficile perché i valori sono alti e ci sono squadre che stanno spendendo, investendo, non dico come noi, ma in maniera forte. Mi riferisco, ripeto, alla Reggiana, al Padova, ci sono squadre come il Pordenone, il Teramo, il Bassano, che sono realtà molto consolidate in questa Lega Pro, che dovranno dire la loro, visto che ormai hanno degli organici che hanno costruito negli anni, quindi sono ben collaudati. In bocca al lupo. Ecco, a proposito del Venezia, è importante trovarlo in casa, come è successo con l'Alto Vicentino nelle prime giornate della serie, è meglio che venga prima qua e poi nel caso lo andremo a trovare noi dopo a Venezia. Ma no, io credo che così, c'è solo questo, diciamo, questa combinazione statistica che ci fa piacere, perché anche l'anno scorso abbiamo incontrato l'Alto Vicentino alla quarta, però probabilmente è una partita che arriva molto, molto presto, quindi dovremo accelerare in quello che è così, la costruzione della nostra squadra, soprattutto nel trovare una nostra identità e un'armonia di gioco, di reparti e un equilibrio soprattutto come struttura di squadra. Per cui dobbiamo farci trovare pronti perché il big match arriva presto. Ultimissima domanda, un derby in casa l'ultima giornata, ti ricorda qualcosa oppure fai gli scongiuri, non so? No, mi ricorda un momento bellissimo della mia carriera, della storia del Parma che fu, e quindi credo che possa anche essere in un certo senso benaugurante, quindi ci auguriamo che i corsi e i ricorsi storici si avverino. E in effetti, guardando quel tabellone, questo Parma Reggiana non veniva mai fuori, perché c'era chi se lo aspettava la prima e poi la seconda e poi la terza, poi insomma alla fine scorre, è arrivata soltanto all'ultima giornata, quindi un'attesa che è durata non solo 20 anni, ma anche un'altra ventina di giornate più o meno, Lorenzo. Sì, direi che così l'attenzione un po' di tutti era focalizzata su questa gara, come hai detto tu, non arrivava mai, però in qualche modo doveva arrivare, è arrivata l'ultima, ecco, cioè l'unica cosa che perlomeno che mi fa pensare bene è appunto questo corso e ricorso storico, perché anche nel 90 giocammo questa partita in casa, festeggiamo una promozione storica, speriamo di fare altrettanto, che possa essere benaugurante. Abbiamo focalizzato l'attenzione su quelle che sono le due partite dell'anno, quella con il Venezia e quella con la Reggiana, però il resto del cammino com'è, il resto del percorso? Ma io credo che è logico, quando si fa, adesso si stila una griglia di partenza su dei valori che sono ipotetici, però credo che il campionato si possa dividere il girone perlomeno in due gruppi ben distinti, quelli che lotteranno per la parte sinistra della classifica e quelli che lotteranno per la parte destra. Sotto questo aspetto io credo che il nostro calendario sia ben distribuito, e quindi da questo punto di vista credo che possiamo essere soddisfatti, perché non ci sono, diciamo, momenti con impegni, diciamo, di prestigio e di così vicini, però credo che poi è sempre il campo che dice e racconterà la verità. Senti, si parte con un derby e Modena. Sì, è una partita, come dicevo, impegnativa, perché al di là che il Modena adesso si è un po' chiacchierato per alcuni problemi societari, però non dimentichiamo che non è retrocesso dalla Serie B, una squadra che al di là che avrà cambiato faccia rispetto all'anno scorso, però tanti giocatori della rosa dell'anno scorso rimarranno a far parte anche della rosa di quest'anno, per cui sono giocatori che provengono dal campionato di B, giocatori che hanno una particolare voglia di rivincita. È un bel impegno all'inizio, però credo che tutto sommato va bene, una trasferta anche piuttosto agevole, spero che avremo una curva di parmigiani piena e quindi potremmo subito. Caso. No, Modena. Quindi mi auguro che veramente fin dall'inizio possiamo far sentire la nostra anche in trasferta, come è successo con regolarità. Senti, si dice che chi ben comincia a fare l'opera nel primo mese c'è il Modena e alla quarta c'è il Venezia. Sì, come dicevo, la partita col Venezia è normale che sulla carta il big match, la partita
dell'anno, quindi che venga così presto non è sicuramente molto positivo, nel senso che noi abbiamo cambiato tanto, siamo una squadra in costruzione, quindi probabilmente poteva essere meglio affrontare questa squadra qualche mese dopo, però dovremmo farci trovare pronti. L'unico aspetto benaugurante è che anche l'anno scorso l'Alto Vicentino è venuto la quarta a parte, quindi mi auguro che la storia si ripeta.